Questi 10 protagonisti, ognuno di loro per te è un tassello di questo mosaico, o c'è comunque una linea che li tiene tutti insieme? C'è una linea che li tiene tutti insieme nella misura in cui sono persone comunque innamorate della città, ma non accecate dalla propria passione per la città, e quindi in realtà collocate in quella soglia in cui è possibile anche avere un giudizio relativamente equilibrato su quelle che saranno le prospettive future di Torino. E a me serviva un po' questo sguardo che fosse tanto all'interno quanto all'esterno di Torino, del posto in cui viviamo, e loro secondo me sono indicativi di questa prospettiva. Vogliamo dire qualche dettaglio oppure lasci passare, no? Perché sennò poi alla fine nessuno compra il libro. Come dico, nella scelta di questi personaggi mi sono molto legato a delle mie analogie interne, nel senso che pensando al mal di Torino, la prima cosa che mi è venuta in mente, che può venire in mente, è pensare a un altro male molto più conosciuto, che è il mal d'Africa. Quindi la prima tappa di questa indagine sul mal di Torino è stata in qualche modo obbligata, andando a scomodare un grande antropologo torinese, che è Alberto Salza, che vive in Africa da tantissimi anni. Mi serviva capire se c'erano queste analogie, e naturalmente lui ha confutato da studioso questo possibile legame, nella misura in cui il mal d'Africa non ce l'hanno gli africani, esattamente come non capita invece per i torinesi, perché i torinesi possono avere assolutamente il mal di Torino. Sì. E soprattutto lui ha in qualche modo divelto questo velo di Maya, nella misura in cui il mal d'Africa è spesso un delirio di impotenza, ovvero tanti che hanno fallito nella propria terra sono andati in Africa a rifarsi una virginità, e molto spesso, specialmente nell'Ottocento, capitavano tra tribù di persone assolutamente vergini dal punto di vista culturale, e si ritrovavano ad essere osannati come divinità, cose che naturalmente poi a Londra, a New York, nessuno avrebbe mai fatto. Da lì comunque questo filo di esotismo continua a essere un leitmotiv di questa ricerca, perché l'Africa, il sud del mondo, il sud in generale, a Torino è presente all'ennesima potenza. Pensiamo alle fondazioni mitiche della città, piuttosto che alla presenza del museo egizio, o ancora queste altre leggende che sono andato a scandagliare con Steve della Casa, che è stato in commissione, riguardo al fatto che per esempio quando sono nati i primi studios cinematografici a Torino nei primi 900, oltre agli studios a Borgo Po, dove ora ci sono le case più appetibili dal punto di vista, e con, come dire, i patrizi, insomma, i patrizi o quelli che hanno i soldi, eccetera, sì, eccetera, in città c'erano le gabbie dei leoni, degli elefanti, eccetera eccetera. E quindi insomma sono tante poi le trame che legano questo nord italiano al sud del nostro paese, ma anche al sud del mondo. Pensiamo appunto al fatto che Torino comunque rimane la città più meridionale del nord Italia, piuttosto che la città che ospita più stranieri, quindi più nuovi torinesi in assoluto di altre città. Quindi è una città che assorbe. È una città che attrae e non respinge. È difficile venire respinti da questa città. Quindi comunque negli ultimi anni si è sviluppato un'accoglienza che non so neanche quanto sia dettata da nuove consapevolezze, però è una realtà di fatto che forse non si trova nel possibile riscontrare città. Uno dei motivi fondamentali di questa nuova accoglienza è legato a un asset fondamentale che riguarda la scuola, riguarda l'università, Politecnico, le borse di studio che vengono date agli studenti stranieri, e speriamo che continuino a essere date, certo, perché quelle, da quell'asset ripassa sicuramente il futuro della città, come dicono molti intervistati. E nonostante la crisi e le difficoltà economiche, quello è un patrimonio assolutamente da preservare, perché è la strada obbligata per capire quale può essere il nuovo destino di questa città dopo le grandi trasformazioni, i cambiamenti della dinastia prima monarchica e poi dopo industriale. Esatto, sì, un nome solo, insomma, sappiamo tutti chi è. E quindi in qualche modo la tua ricerca con questi 10 personaggi che testimoniano
con questo giochino di Lombrosiano, il mal di Torino si ricollega, almeno secondo me, anche al divertimento che c'è a Torino, la movida, questo nuovo senso molto fluido, molto liquido di vivere la città. E tu hai anche un'altra attività che è quella di una rivista molto particolare. Sì, sono direttore di questa rivista che vedete sulla tavola, che si chiama Sugo News, che è una rivista che esiste da ormai quasi una decina d'anni, è la prima rivista da tavola. Esce ogni due mesi, ogni... Da tavolo nel senso proprio gastronomico del termine? Sì, nel senso che si parla di cibo, ma si parla naturalmente anche di attività culturali, di notizie sulla musica, libri e quant'altro. È un media alternativo e è composto esattamente con una rivista da un numero preciso di pagine ogni sua uscita, solo che invece di essere servite e rilegate vengono disposte su una tavola per il pranzo oppure per la cena. Ci sono redattori, giornalisti che arrivano dalla stampa come me, per esempio come Paolo Zarrari, oppure da Repubblica come Guido Andruetto. Sì. Siamo abbastanza bipartisan, abbiamo problemi di testate, insomma. Ed è un'attività che ha una valenza importante, perché non è distribuita soltanto a Torino, ma è distribuita anche in altre città importanti italiane. Sì, è distribuita anche a Milano, Genova e in tutta la regione del Piemonte, e poi in maniera eccezionale, a seconda di alcune uscite particolari, anche Roma, Napoli, Bologna e così via. Nella regione è diffusa in 250-300 punti vendita, 200 punti di ristoro, che sono bar, ristoranti, piuttosto che locali di vario genere. E il suo modello di business è la pubblicità tradizionale? Si regge esclusivamente con la pubblicità, chi vuole la rivista la può chiedere assolutamente gratuitamente ed entra a far parte della rete di Sugo News. Adesso abbiamo implementato ancora di più la parte web con un blog dove c'è un approfondimento ulteriore delle notizie che non trovano spazio in ogni numero. È stato fatto un restyling grafico proprio di recente e infatti questo numero si chiama Nuovo perché abbiamo preso questa serie di grafici che fanno parte dello studio Kiwi, Kiwi Design, che è uno studio di San Salvario che ci piace molto e che ha ridato una veste nuova a tutta la rivista. E San Salvario è un quartiere un po' particolare di Torino. San Salvario è il nuovo polo notturno ormai della città da alcuni tempi, dove si sta sviluppando una concentrazione di locali incredibile, dove si è spostata molta parte della movida che continua a circuitare sostanzialmente in città tra i Murazzi, Piazza Vittorio, il Quadrilatero e poi San Salvario. C'è anche una parte che è ancora un po' defilata, ma non così tanto, che su cui scommettono per il dopo San Salvario, che invece è la zona di Vanchiglia. Sì, sì. E San Salvario non ha solo questa valenza oggi, ma è stato anche un quartiere critico, un quartiere difficile di Torino. Sì, è un quartiere che in pratica, come molte zone della città, è stato salvato in buona parte proprio dall'arrivo dei locali, della gente che di sera ha cominciato a uscire per attività legali, cioè quindi per andare a divertirsi, certo, e per andare a bere qualcosa, mangiare, eccetera, eccetera. Naturalmente a San Salvario non sono scomparsi del tutto i problemi, chiaramente, e questa commistione tra residenti, ospiti, occasione e così via continua a essere un po' una difficoltosa, una peculiarità, sì, del quartiere. Questa continua espansione all'interno della città di locali, attività notturne, sì, e in realtà è un po' legato anche a uno dei temi del mal di Torino, perché ne discutevo con alcuni gestori di locali, in realtà questa continua ricerca di nuovi posti, di nuovi locali, è un po' questo sintomo della città che non basta tipo mai. Anche le S residenze industriali, sì, ma in questo caso qui c'è proprio questo problema della città di non bastare mai se stessa. Per cui in realtà il fatto di un gestore di un locale che si sposta, facciamo un esempio, da Piazza Vittoria a San Salvario, e a San Salvario impianta un'altra attività, è come se dicesse
questo posto non mi basta, devo trovarne un altro, ma la tensione vera in fondo è quella di voler trovare un altro spazio, anche lo metafisico, cioè non è soltanto la volontà di trovare un altro posto dove stare, è una specie di volontà di essere sempre altrove, non soltanto... Che è peculiare del Mar di Torino, esatto, secondo me. Non soltanto all'interno della cerchia cittadina, ma in realtà forse si dovrebbe andare fuori ancora di più, fuori regione, fuori paese, fuori confine, fuori chissà dove, quindi... È un po' questa città che da una parte può stare stretta, ma proprio queste strettoie fanno sì che la testa dei torinesi cerchi di andare sempre oltre, di volare con la fantasia e di non voler rimanere imbrigliata. Ma anche di non godersi il carpe diem? Il discorso del non godere mai del presente, cioè di essere sempre proiettati in avanti, oppure, nella peggiore ipotesi, indietro, ma di non riuscire mai a essere contemporanei fino in fondo.